Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in una nuova challenge Degusta Box. Prima di iniziare vi dico le stesse cose che vi ho detto nello scorso video Degusta Box, cioè la challenge. Sapete che per Degusta Box io dedico due video mensili, cioè lo scartamento della box insieme a mia sorella che non vede l'ora che arrivi quella di maggio e poi la challenge dove andiamo a provare i prodotti della Degusta Box. Premetto che io non collaboro con loro, però giù nell'info box vi lascio il link per acquistare la box invece di 16 euro a 16 euro a 10 euro, perché automaticamente una volta che voi l'acquistate tramite il mio link o il link di altre persone come volete, automaticamente anche voi quando vi registrate, fate l'ordine, vi danno un codice o un link anche a voi da dare ad amici o parenti, così ogni qualvolta loro acquistano la box a 10 euro come l'avete acquistata voi la prima volta, però se più di due persone, ma già due persone acquistano la box tramite il vostro link, vi siete assicurati una box gratis il mese successivo. Ovviamente siete voi che poi dovete convertire i punti. Piccola premessa. Quindi devo dire che questa cosa è fantastica e incentiva veramente tante, tante, tante altre persone. Vi dico già che da questa box, a parte che vi lascio i video precedenti, quindi l'unboxing di marzo e la challenge di marzo che è stata pazzesca, mi è piaciuta tantissimo. Spero che vi piacerà anche questa qui. E devo dire che l'altra era molto più suddivisa tra dolce e salato, ecco, questa è stata molto una box abbastanza dolce perché ha visto già la box, già saprà, sarà un video abbastanza dolce, tre prodotti non li vedrete in questo video, quindi per scoprire quali sono andate a vedere l'unboxing, anche perché non sapevo come abbinarli. Perché altrimenti ragazzi avrei fatto, tipo faccio esempio, la besciamella integrale, avrei fatto la lasagna. Sarei uscita completamente fuori dalla challenge e quindi io voglio mangiare i prodotti che, bene o male, voi aprite e ve li mangiate. Voi uscite da questa po' così, voglio fa. E quindi io direi di iniziare. Ho assaggiato la birra Moretti, devo dire, raga, è buonissima. Non è molto, di solito la birra è sempre quella, non sono un'esperta. Un po' aspro, diciamo, un po' con retrogusto strano. Invece quella era molto leggera ed era molto dolce, veramente buona, buona, buona. Filtrata tipo da uno, non mi ricordo, raga, comunque andate a vedere il video perché le abbiamo fatto la spiegazione. Direi di iniziare con gli ottimini della Divella Irripini, cordinella alle nocciole. Vi ho detto che questi biscotti sono buonissimi, mi fate morire perché ci sono alcuni di voi che arrivano veramente. Cioè, subito trovano le anteprime, io tipo devo aspettare questa box per scoprire le anteprime, perché qui da me non è che arrivano subito. Sembra che abbiano tipo sulle montagne, ma raga, così è. Guarda se abito in periferia. Comunque, per 35 grammi, quindi suppongo un biscotto, ha 167 calorie, ma la faccia, 167 calorie, 8,4 grammi di grassi, poi carboidrati 20,6, di cui zuccheri 10 grammi, fibre 0,8 e proteine 2 grammi. Raga, è normale, sono dei frollini ripieni di nocciola, ci sta. Però sono piccoli, cioè come fanno ad avere quasi 200 calorie? Ma forse aspettate, non pesa 35 grammi un biscotto. Beh. Oh, raga, non ci fate caso ogni tanto che mi alzo, si vede la cantina nera, ma sto troppo è cortissimo. Buoni. Oh, raga, dentro è bella morbida la nocciola. Sapete cosa mi ricorda? Ricorda un po' il sapore della crostatina del Mulino Bianco. Il bello di questi video è che, essendo che sono prodotti che bene o male riuscite a trovare nei supermercati, crea ancora di più il legame, secondo me, tra me e voi. Perché non so, ma ad esempio io ho assaggiato gli ottimini e sono veramente buoni. Non so, voi passate, andate in una corsia a biscotti al supermercato, li trovate e vi può passare nella mente. Oh, questi biscotti due alla recensione di bene, dai, mi trovo, mo li provo, mi faccio passare questo sfizio. Quindi non so, questa cosa è ancora più bella, perciò adoro dei Gusta Box, perché vi farò scoprire tante novità e adoro, adoro, adoro.
Dopo che vado di là, preso un biscotto e vi faccio sapere. Perché se fosse così, io al terzo biscotto sarei già a 600 calorie. Quindi devo capire un attimo questa cosa. Però sono buoni. Ultimo biscotto, poi vado a scoprire questa cosa e inizio la mia giornata lavorativa. A pranzo vi giuro che vi aggiorno per quanto riguarda il peso di questi biscotti. E niente, vabbè raga, godiamoci la challenge, testiamo prodotti nuovi, non pensiamo a niente, al resto ci penso io. E ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Fate caso al mio cambio di look, ma dovevo, non so se ho fatto il screen all'orario, ma dovevo assolutamente, perché lo sapete, io il sugo ogni volta mi sporco e quindi anche no. Allora, petti sugo con basilico senza zuccheri aggiunti, ve l'ho già mostrato prima, raga, pomodoro 100% toscano, un profumo allucinante, ho assaggiato perché ho pulito la pentola e vi dico già che sia un prodotto che riacquisterò tranquillamente. Infatti qua glielo dice proprio: ingredienti, polpa fine di pomodoro 93%, olio extravergine d'oliva e basilico 2%, cipolla, sale iodato, concentrato di cipolla, carote e aglio. Quindi ragazzi, devo dire la verità, un sugo abbastanza semplice come lo facciamo noi in casa. E poi la pasta, le stagioni d'Italia, la pasta integrale ad alto contenuto di fibre. Vabbè, qua sta altre cose, quindi io direi di assaggiare subito e io poi dopo vi racconto un attimo l'aneddoto dei biscotti. Buonissimo, buona la qualità della pasta, anche nello scorso video era molto buona. Aneddoto per quanto riguarda la colazione di stamattina: ho pesato il biscotto ed erano da 13 grammi, sulla confezione c'erano riportato 32 e quindi suppongo che, ma non so se hanno sbagliato a fare, comunque è stato un errore di battitura, che quindi hanno sbagliato a scrivere, invece di 13 hanno scritto 32, 33 o 32, ma non mi ricordo quanto stava, se 32 o 33, quindi io adesso non so se i valori sono stati scritti, rapportati per 33 grammi o 32, ma non mi ricordo il numero preciso che c'era, oppure per 13 grammi, perché sull'applicazione MyFitnessPal, che io sapete, parlo come si dice, che io utilizzo sempre, mi porta per biscotto le stesse calorie che vengono, che stanno comunque scritte sulla confezione, quindi non lo so, aneddoto. Eccolo. A prima vista mi sembrava un po' impossibile, perché il biscotto comunque è piccolo. Mi ho detto: è impossibile che questo biscotto pesa 32 grammi, cioè era quanto impossibile. La mia bilancia si è flashata, quindi, ma non penso succede un errore di battitura assolutamente, io non lo so. Però so che spesso mi chiedete i valori e quindi io ve li ho dati e mi è venuto il dubbio. Quella che suga per 100 grammi ha 58 calorie, da dove ci sono 2,6 grammi di grassi, carboidrati 5,7, di cui fibre, aspettate, devo metterci la mano, fibre 2,5, proteine 1,8 grammi. Per quanto riguarda la pasta, per 100 grammi ha 345 calorie, ho fatto un bel piatto da 100 grammi, 1,9 grammi di grassi, carboidrati 64, fibre 6 e proteine 15 grammi. Vabbè, io non sono la tipa da consumare sughi pronti. Ma ogni tanto ci sta, raga, immaginatevi. Ma quest'altro poco me lo faccio pure domani. Perché una volta aperto si può conservare per 4 giorni in frigo. O domani o dopodomani ci sbriciola all'interno un po' di carne macinata.
pasta proteica e sugo. Aveva un sacco di pasta proteica da smaltire. Perché per com'è il sugo, che è già bello saporito con un po' di carne macinata, mamma mia. Pure il risotto. Per pranzo è andato, adesso posso cambiarmi la maglietta e vi dico già che questo sarà l'unico pasto salato, diciamo. E quindi niente, ragazzi, ci vediamo dopo con la merenda. Eccoci qua insieme con la merenda. Cioè, raga, manco se lo sapevano che avrei fatto una 24 ore, perché c'erano le due versioni e a me è capitata proprio quella protein della Bikind. Boh, raga, voi lo state sicuramente pronunciando meglio di me, quindi ecco, quello che avete pronunciato sicuramente meglio di me. Comunque, 12 grammi di proteine all'interno crunchy peanut butter. Voglio dirvi i valori per barretta: 50 grammi a 259 calorie, 17 grammi di grassi, ovviamente, raga, perché tutta frutta secca. Poi carboidrati 12 grammi, zuccheri 8 grammi, quindi ci sta. Fibre 7, proteine 12. Quindi assaggiamo un po'. Ma no, raga, che odore, però. Ah, ma è divisa in due, oppure sono io che l'ho rotta, no, sei tu Giulia che l'hai rotta. Ragazzi, si presenta una meraviglia. Sì, raga, non ci fate caso alle mie unghie dei filmati. Che bontà. Non riesco a capire tutto cosa c'è cioccolato. È strepitosa. Allora, raga, vita snella, le linfe, o le linfe, senza zuccheri, senza calorie, integra. Più zinco, più calcio, più potassio, più magnesio, più vitamine B3, B6, B12, gusto mela e mandorla. Vediamo. Sente tantissimo la mandorla, ma io sento tipo la ciliegia. No, sento la pera. Mela, pera, banana e caffè. Chi è che ha continuato la canzone? Di sicuro liscia, molto rinfrescante, molto dissetante alla fine, però mi lascia quel retrogusto particolare, perché alla fine è molto particolare. E magari senta vero comunque, io non sento né a mele né a mandorle. Mi lascia quel retrogusto di pera. Però vi lascia anche una sensazione molto strana, perché al primo impatto sembra un'acqua normale, poi dopo vi lascia quel retrogusto. È buona, raga, però. Non la riacquisterò, cioè proprio. Ma proprio perché, proprio in generale. Però secondo me ci sta, cioè. Non penso che abbia bisogno di una recensione. Sì. Comunque questa invece è la più comune. Cioè, raga, questa barretta è buonissima. La riacquisterei tranquillamente. Comunque sotto mi sembra tipo nocciola.
vediamo direttamente dopo quella cena, che già ho preparato perché ovviamente bisogna prepararla prima, e quindi niente, ci vediamo dopo. Per fare velocemente la merenda mi sono dimenticata di togliermi gli occhiali, quelli là, ormai sapete tutta la storia, e quindi ho cambiato look, mi sono dimenticata di fare lo screen, quindi facciamo lo screen all'orario. Allora, per cena della Hela, vabbè, questo qui dal 1900, 1909, panna cotta gusto classico con caramello. Invece quest'altro qui, cioccolato fondente, possiamo togliere, tanto già ve l'ho fatto vedere, molto semplice da preparare, diciamo che ci vuole comunque il suo tempo. Si è addensato benissimo e poi dopo ce ne mangiamo anche con i pavesini, perché altrimenti, raga, non mi sarei mai 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 saziata. Me ne ho i bicchieri, quanto sono belli. Guarda, raga, mi è venuta un'idea con mamma da fare, che la devo fare proprio da mostro. Che buono il cioccolato con menta. Che goduria. Consigliati questi marchi qua, no, però preparato in casa sì. Hai il logo, saluta. Salve a tutti e salve a tutti. No, salve a tutti. Mamma Buono. E luck forever. mia. Luck forever, pavesini al cacao. No, però non c'è di sbriciolare dentro. Bravissima. Alla 24 ore del mese scorso, questa è andata No, meglio, peggio? l'altra diciamo che è andata meglio l'altra, cioè nel senso che pure a C'erano più livello di cose. fame, di sazietà, là c'erano più cose, invece qua ovviamente. Sono più cose sfiziose. Vera. Grazie, bro. Buoni. Però io penso che resterò rimarrò Messaggiamo. Ah, fedele sì, è agli normale. originali. Com'è questo fondente? Buono. Amaro. Però cacao fondente. Infatti. Uno può dire, Giulia, ma ti sei saziata? Raga, ma già quando andò. Quando capita di solito delle scene così, dico sempre Giulia tranquilla, domani è un altro giorno. Infatti, ti andrà meglio. Andrà meglio. Questa panna cotta è fenomenale. Mia preferita. Buoni? Meglio con la panna cotta. Da quel contrasto dolce amaro. Dolce amaro. Cioè, a me è davvero banana e caffè. Mamma mia, cammina dolce. No, comunque fare tipo uno strato di pavesini a cacao, panna cotta, frutti di bosco sopra, mamma mia, una bontà.
comunque complimenti a mamma per questi bicchieri bellissimi. Sono cecchino male questo casino. No. Tutta aggrumata. Non posso manco tagliare, ti devo far vedere sempre che mangio. Altrimenti posso pensare che io prendo lo sputo, vabbè. C'è la tua faccia, te lo giuro. Ma veramente se ti mi accuso anche di questo, mi appena la gente che non ce l'avevo con la testa. A parte che noi proprio come cosa non buttiamo mai il cibo. Questa cosa solo quando proprio fa schifo che al mondo. Oh. Ah boh, ma è raro, veramente raro come cosa. Ma Roma come amaro. Taggerita, che stai fondendo? Ma amo tantissimo che faccio la dolce. Ma sei stupida, ti devi mangiare prima questo. Ma amarissimo, mamma mia raga. Sì, sì, gusto questa mantella. Ma un po' troppo solidificato, eh no? Deve avere una consistenza un po' più... un po' che l'ho pulito. Eccolo i pomodorini. È uno di, quello, di uno di quei snack che dicevano che non esce mai, cioè ragazzi, da quando me l'hanno già mangiato. Raga, questo me lo finisco dopo davanti alla TV. Che stasera che film fa su Re 1 che inizia? Chiamami ancora amore. Chiamami ancora amore. Sì, che sì. Poi è una... una miniserie, penso. Una miniserie. Niente, raga, noi ci vediamo domani mattina con la colazione. Io stasera sicuramente questo me lo finirà, che dopo un po' di fame mi viene. Così non sgarro come non l'ho mai fatto. E quindi, niente, raga, noi ci vediamo direttamente dopo con la colazione. Dopo, vabbè, sì, tra poco e dopo. Vabbè, ciao, raga. Eccoci qua con la colazione, mamma mia ragazzi, stamattina ne avevo proprio voglia della camomilla. Cioè mi sono svegliata con la gola in fiamme, ma questo è il periodo in cui caldo, freddo, caldo, freddo. Comunque avevo fatto vedere questa cosa che è solubile, così mi fa impazzire. Poi istantanea, subito si fa, non dovete aspettare. Mettete la bustina di infusione, 10 minuti, mamma mia. Buonissima. Questa con un mezzo cucchiaino di zucchero, la fine del mondo. Mamma mia, ragazzi, avevo bisogno. Però io la sto bevendo così è naturale, non ho aggiunto niente al suo interno. Ma ho fatto per, penso siano 300 ml alla fine questa tazza, due cucchiaini e mezzo di camomilla. E andiamo ad assaggiare le due barrette Retail Sport. Assaggiamo questa qui, yogurt e miele e nocciola. Sono troppo 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 curiosa. Oddio raga, dentro si vede proprio lo yogurt e i pezzi di nocciola, ve lo faccio vedere. Raga, ieri mi è saltato l'unghia proprio qui mentre stavo posando tutto. Raga, che buona! Oddio, buonissima, si sente proprio la freschezza dello yogurt. Buonissima! Buona, buona, buona! Una cocco e wafer, vediamo. Oddio, se ne è venuta proprio così.
tantissima, raga. Si sente il cocco, ma non è stucchevole. Ma wafer tantissimo, cioè guardate quanto ce ne sta. Le due, la più particolare ovviamente il yogurt mille nocciola, perché è la novità. Tra le due infatti sì, questa qui è molto più buona perché sente proprio la freschezza dello yogurt. Wafer e cocco è buona, però niente di nuovo, ecco. Ok, io vado di là, vado a accendere il computer, inizio ad editare questo video. Meno male che ieri già mi sono portato avanti con l'editing, quindi devo editare sulla cena e la colazione. Così che voi verso mezzogiorno l'una lo vedrete anche sul canale, perché oggi è 4 maggio. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!